Uno dei temi di ricerca su cui è impegnato l'ufficio studi di Ara Science Park è l'individuazione di metodologie e strumenti a supporto dell'innovazione nei processi di pianificazione territoriale. Insieme ai colleghi del team mi concentro su uno strumento pianificatorio in particolare, il PAESC, ossia il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Nel concreto mi occupo di sviluppare e proporre metodologie e strumenti innovativi in grado di mettere gli enti locali in condizione di individuare i settori più energivori e gli asset a rischio in quanto particolarmente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. I PAESC si sposano perfettamente con l'azione dei policy maker orientata sempre di più a favorire la transizione ecologica e la transizione digitale, due temi nei quali i dati svolgono un ruolo cruciale. All'interno dell'ufficio studi analizzo assieme ai colleghi i dati di contesto territoriale, ad esempio quelli di inquadramento demografico, geografico, infrastrutturale, urbanistico ed edilizio. Mi occupo di fornire alle amministrazioni comunali l'inventario delle emissioni, suddiviso per settore, quali ad esempio edifici, attrezzature, impianti e trasporti, e vettore energetico, energia elettrica, combustibili fossili, energie rinnovabili. Queste informazioni permettono di avere un'indicazione importante sull'andamento dei consumi e delle emissioni in città e una base solida per lo sviluppo di nuove azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e produzione energetica da fonti rinnovabili. Ara Science Park assume un approccio trasversale che permette di identificare i settori socio-economici ed ambientali più esposti e vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, considerando sia le minacce attuali che quelle future. In questo modo è possibile pianificare azioni di adattamento climatico adatte al contesto, che consentono sia di mitigare gli effetti più devastanti, ma anche di prepararsi ad eventuali opportunità che possono derivare da un clima che cambia. Alcuni tra gli interventi favoriti dal nostro gruppo di lavoro sono stati quelli di riqualificazione del costruito, di incremento della permeabilità dei suoli, di aumento dell'efficienza e dell'approvvigionamento idrico, di incremento della superficie verde urbana e di sensibilizzazione dei cittadini e dei portatori di interesse.